Allora, io lo dico proprio tranquillamente, no? Avevo firmato per vincerle tutte 1-0, avevo detto che sarebbe stato molto complicato e che probabilmente non sarebbe andata effettivamente così, perché il calcio è strano, il calcio può succedere di tutto. Eppure eccoci qua, ancora una volta, con un altro 1-0. Abbiamo fatto Chelsea, Torino, Roma e Zenit. Quattro partite consecutive. Finite, terminate con lo stesso risultato. Partiamo dal presupposto che è una cosa super positiva per il nostro girone. È andata divinamente bene, va alla grandissima così. Siamo primi, ha stravinto anche il Chelsea, se è giusto quello che mi dicevano in chat. Quindi contento, contento, contento perché io addirittura mi aspettavo un pareggio questa sera. Pensavo che potesse finire in parità e per larghi tratti della partita ho veramente pensato finisce 0-0. Oppure va a finire che o noi o loro in un qualche modo riusciamo a sculare un gol in una maniera un po' così, cosa che poi effettivamente è accaduta. Quindi assolutamente positivo il risultato, perché mi aspettavo peggio anche con la testa all'Inter. Probabilmente un po' di testa all'Inter questa sera ce l'avevamo davvero, sia noi, sia i giocatori, sia lo stesso Allegri con alcune scelte di formazione o altre scelte sui cambi per preservare alcuni giocatori o per farne giocare altri in previsione appunto dell'Inter. Ragazzi, c'è OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione. Scaricate l'applicazione sponsor di questo canale per andare a leggere anche le parole del post partita di Massimiliano Allegri, degli altri calciatori, di tutti i protagonisti e per rievocare tutti insieme, per rivivere tutti insieme le emozioni di questa sera. Emozioni, devo dire la verità, poche questa sera. Credo che sia stata una partita abbastanza soporifera. Mi è venuto anche da sbadigliare più volte, lo vedrete anche nella live reaction. È stata una partita noiosa, lo possiamo dire, secondo me. Quanto più disordinata, ecco, il termine giusto secondo me è disordinata. Poi chi si vuole divertire va dal circo, questa cosa è sempre valida. Ci va bene il cortomuso, il quarto cortomuso di fila, l'1-0, un risultato che sta diventando un po' il nostro emblema. Rimane il fatto che secondo me è necessario crescere e fare qualcosa di più, perché poi quando si alza il livello queste prestazioni probabilmente non vanno nemmeno troppo bene. Dico la verità, fra tutti gli 1-0 che abbiamo fatto, questo secondo me è stato quello più casuale in assoluto, il più fortunato di tutti, perché col Chelsea la tua prestazione la fai di sofferenza, tutto quello che vuoi, col Toro identica e la risolvi anche quella nel finale, ma c'era molta più vitalità all'interno della squadra, per quanto comunque la partita non sia stata eccellente. Quella con la Roma l'abbiamo commentata pochi giorni fa, eventualmente mi invito a trovare video precedenti qui sopra nelle schede. In questa, secondo me, nello specifico, la Juventus era messa molto male in campo nel primo tempo. I primi 60, 65, 70 minuti sono stati tremendi, con una marea di errori tecnici banali, passaggi sbagliati da qui a lì, un metro, 2 metri, 3 metri, sbagliati, sbagliati, stop sbagliati, letture sbagliate, una squadra messa proprio male in campo. Forse anche questa volontà di cambiare modulo, di passare a questo 4-3-3 che non avevamo ancora probabilmente utilizzato se non nei primissimi istanti contro il Chelsea, dove poi Allegri capisce che bisogna cambiare qualcosa, dove mette Bernardeschi e Chiesa insieme in attacco, fare i due attaccanti. È stata una partita complicata, diciamo così. Sbanchiamo Mosca, sbanchiamo la Russia, sbanchiamo lo Zenit, torniamo a casa con 3 punti che pesano in una maniera incredibile. Questa sera però c'era tanta stanchezza, tanta disorganizzazione, tanta confusione, probabilmente poche idee. Non so se non è stato bravo Allegri a passare ai calciatori l'idea che aveva in testa, non so se sono stati calciatori, magari anche giocatori come McKennie o come lo stesso Morata che ritornava dall'infortunio, non proprio abituatissimi in questo momento a giocare certi tipi di partite. Bonucci indietro di condizione. La Juve non mi è piaciuta stasera, devo essere onesto, devo essere sincero. Quindi gli altri 1-0 non sono mai stato qua a contestarli, come non contesterò questo. Ma la casualità secondo me di questo risultato,
questa serie molto elevata. Non pensavo di vincere, ribadisco, pensavo davvero potesse finire 0-0. Un'altra menzione d'onore, ragazzi, va fatta nei confronti di Mattia De Sciglio, del buon Mattia De Sciglio, che anche questa sera risolve la partita con una giocata. È stato esattamente lo stesso gol che abbiamo fatto con la Roma: palla che viene da destra, cambio campo dalla parte opposta a cercare l'esterno di sinistra che è De Sciglio, la stoppa, se la mette sul destro, un cross di quelli avvelenati a rientrare, va a cercare il dischetto dell'area di rigore, dove questa volta c'è Kulusevski che fa anche un bellissimo gol. Kulusevski, mentre Ragù decide di comparire nel video, non è facile il gol che fa Kulusevski per niente, perché la va a beccare con la nuca, la va a indirizzare sul palo lontano, la palla che bacia il palo poi entra in rete, quindi è un gol veramente complicato, è anche un gol bello all'interno di una partita in cui sia noi che loro veramente non c'è stato nulla di basilare, le basi del gioco del calcio sono state completamente dimenticate, lasciate a casa. Io non so se è stata una volontà da parte della Juve di risparmiare magari anche un pochino di energie mentali e fisiche aspettando la partita con l'Inter, ancora una volta non benissimo Chiesa, questa volta non nel ruolo di centravanti. A questo proposito, sempre qui sopra nelle schede troverete il video che ho fatto oggi in cui mi chiedevo e vi chiedevo se Chiesa potesse effettivamente fare il centravanti. Oggi ha giocato esterno, l'abbiamo visto sia a destra che a sinistra, in alcuni parti del match è stato dirottato sulla fascia opposta anche magari con il successivo cambio da Bernardeschi a Kulusevski, ma non è stata una gran prestazione di Chiesa, sembrava avere le gambe veramente pesanti e imballate, forse segno che anche lui ha bisogno di un po' di riposo. Un grande giocatore di questa sera invece è stato Matthijs de Ligt, probabilmente uno dei migliori in campo, senza ombra di dubbio, e questa sera abbiamo sofferto tanto. Probabilmente la prestazione di de Ligt ci ha anche un po' tenuto a galla, proprio perché, come dicevamo in avvio, invece Bonucci non ha dato delle grandissime sicurezze, non è stata la miglior serata di Bonucci da capitano della Juve, la sua 100ª partita in Champions, che non è poco, pensare di disputare 100 partite in questa competizione è motivo di orgoglio, di vanto, e ti dà anche l'idea di essere entrato un po' nella dimensione di giocatori leggendari, di giocatori veramente storici all'interno di quella che di quello che è il torneo più ambito di tutti. Bonucci, tra l'altro, sopra in video diceva: ho già giocato le finali di Champions, spero in questo finale di carriera di poter giocare anche la terza, perché ho ancora un conto aperto. Diciamo che per il momento il girone è partito molto bene, siamo lì, abbiamo segnato 5 gol, non abbiamo ancora mai subito gol in Champions, e questa è una diavolo di notizia incredibile visti i presupposti iniziali di questa stagione. Ora abbiamo la partita con lo Zenit a Torino tra un paio di settimane, dove veramente possiamo mettere il punto esclamativo. Stasera abbiamo messo un punto normale, a Torino con lo Zenit possiamo mettere il punto esclamativo per decretare ufficialmente il passaggio alla seconda fase, quindi agli ottavi, dove poi ci sarà un'estrazione, quindi anche una dose di fortuna. Una Juve sempre più allegriana per via appunto di questo vincere con solo un gol di scarto. L'unica volta che abbiamo vinto con più di un gol di scarto in stagione, non solo in Champions, è stato contro il Malmo, la prima partita di Coppa dei Campioni. Ecco, io credo che già a partire dalla partita con l'Inter serva quel qualcosa in più, non dico sotto il profilo del risultato, perché vincere a Milano 1-0 mi andrebbe benissimo, quanto più della voglia, della grinta, perché questa sera secondo me sono venute meno queste caratteristiche. E ribadisco, il risultato finale di 1-0 secondo me è tanto anche frutto di un po' di casualità. Voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti.